questa ringrazio in maniera particolare il Presidente che ha voluto, nonostante oggi mi pare che ci sia così un consiglio importante, essere qua a testimonianza di quello che è il suo impegno. Lui ha creduto da subito a questo progetto e ha voluto essere con noi per illustrarlo. Grazie a tutti i convenuti, al professor Fiandato che è presente qui stamattina, al dottore Cochicchio, e non è un caso che sia presente il dottore Cochicchio, perché la tecnologia che oggi illustriamo è una di quelle tecnologie che hanno nel territorio la loro ragione di essere. Una tecnologia molto importante che ci è stata messa a disposizione dalla Cisco, che ringraziamo, e sono qui anche stamattina nella loro massima rappresentanza. E il senso è quello di dare concretezza al concetto di umanizzazione e di rete integrata ospedale territorio. Spesso sono concetti che diventano degli slogan, noi stiamo cercando, e la Regione Basilicata col suo piano sanitario vuole in maniera forte che diventi una realtà la possibilità che i nostri pazienti vengano sentiti e assistiti anche a casa. A casa è un territorio particolarmente disagiato, lo sappiamo tutti, sappiamo quanto è difficile raggiungere i nostri ultimi paesi spesso che sono rappresentati, sono costituiti da 500-600 anni e molte volte non hanno nemmeno il medico di medicina. E il ringraziamento non è ultimo alla Vinci che ha creduto e ha voluto essere vicino a noi in questo momento di sperimentazione di questo sistema. Il medico di medicina generale in questa fase e il medico di continuità assistenziale debbono rappresentare quelli che sono poi i caregiver, cioè le sentinelle che noi abbiamo sul territorio e che i pazienti devono individuare immediatamente per rappresentare a loro qualunque cosa. Il paziente che viene dimesso dall'istituto è un paziente fragile, è un paziente che molte volte, come arriva a casa, può avere dei problemi e può avere la necessità di essere rassicurato, di essere ancora a contatto con lo specialista che lo ha curato in ospedale. Attraverso una tecnologia complessa, ma nella sua complessità estremamente facile da utilizzare, oggi noi possiamo arrivare ad utilizzare con una semplice app che serve soltanto una webcam, quelle che sono presenti in tutti i dispositivi, anche i telefonini che noi abbiamo, i tablet, ed è possibile mettere in collegamento i medici, ma anche le persone da casa con gli specialisti. In questo momento abbiamo fissato degli orari, abbiamo fissato la possibilità di accedere attraverso una fase, diciamo, di prenotazione, però la caratteristica è quella di poter dare più tempo possibile, vedremo in realtà in base a quante domande avremo di rimodulare il servizio. E chi c'è da questa parte? Da questa parte ci sono gli specialisti del trauma, c'è l'oncologo, c'è il medico che si occupa del dolore ed è una delle cose più importanti che spesso abbiamo necessità di curare del vicino, ma c'è anche il chirurgo che ha trattato il paziente, c'è soprattutto, e questo è un evento, un momento innovativo, l'infermiere. C'è l'infermiere che può dare consigli alla famiglia ma anche agli infermieri dell'assistenza domiciliare sulla utilizzo e sulla migliore gestione per esempio di catetere, di catetere venosi eccetera, che in qualche modo ancora oggi nel trattamento domiciliare fanno un po' di paura a chi deve utilizzare questi residui. Il progetto, vi dicevo, un progetto sperimentale, è di grande interesse e la presenza, ribadisco, del Presidente significa che la Regione Basilicata guarda con molta attenzione a questo momento. Noi, come al solito, con questo studio non siamo i primi in Europa, siamo quelli che in questo momento avviano un progetto di sperimentazione, ma noi siamo insieme alle altre strutture sanitarie della regione, siamo insieme in maniera particolare all'azienda sanitaria di Potenza, siamo insieme all'azienda ospedaliera San Carlo che esiste nel territorio della provincia di Potenza, siamo insieme all'azienda sanitaria di Matera che potrà utilizzare questa tecnologia in maniera particolare per l'evento, per tutto quello che capiterà in occasione
di materia del 2019, dove la possibilità di gestire a domicilio delle persone sarà oltremodo importante. Presidente, grazie, grazie di questa presenza, grazie. Grazie a tutti di questa presenza. Adesso andremo anche a vedere di fatto come si realizza questo collegamento e poi credo che parlare sia il dottor Santana, sia il rappresentante della Cisco e alla fine concluderà il discorso. Grazie. Questo è un sistema di web collaboration, un sistema che consente la possibilità di interloquire tra due più soggetti a distanza tramite il web, sostanzialmente su tutte le tecnologie. È un sistema che gira su PC, che i nostri medici la utilizzano su PC con una semplice webcam delle casse, gira su postazioni di una definizione che non è la professione di vedere, gira su un videotelefono, ma gira soprattutto su uno smartphone o su un tablet. Questo perché la pluralità di servizi che intendiamo offrire è diversa, con diverse applicazioni. Immaginiamo teleconsulto, teleassistenza e televisita, ossia un rapporto, una collaborazione in tempo reale e in tempo diretto con il medico di base, che può essere con una guardia medica che è il proprio studio o a domicilio del paziente, oppure dare supporto agli operatori dell'assistenza domiciliare, agli operatori della riabilitazione direttamente presso il domicilio. Quindi è sufficiente un semplice smartphone e una connessione o 3G o 4G, adesso su questo iPad stiamo andando in 4G, per avere questa risoluzione dell'immagine. La finalità qual è? È condividere, garantire la continuità delle cure. Continuità delle cure come combinazione sostanzialmente di tre fattori: continuità dei dati, continuità delle informazioni, quindi condividere la storia clinica del paziente con tutti gli attori che lo possono prendere in carico nel suo percorso, continuità organizzativa, inteso una modalità per offrire servizi sanitari complementari, coerenti e soprattutto tempestivi. Immaginate a tutto quello che alle varie situazioni che un paziente oncologico può affrontare nel momento in cui ha fatto una chemioterapia, gli effetti della tossicità e quindi bisogna intervenire in tempi piuttosto rapidi. E poi, quindi, dopo la comunità organizzativa, immaginiamo di costituire e di dare modo e dar forza a quello che è un approccio multidisciplinare e multiprofessionale per far sentire il paziente al centro di un sistema che si prende carico di tutti i suoi bisogni. Dicevamo, come organizzare in questo momento il servizio? C'è una centrale amministrativa multicanale che può essere raggiungibile attraverso email, telefono, fax, web collaboration, tutto quello che riteniamo. Viene fissato un appuntamento o secondo un calendario predefinito in caso di emergenza o urgenza attraverso la disponibilità di medici che sono di turno e di guardia, e l'operatore sanitario sul territorio viene invitato attraverso un'email, un link. Utilizziamo come piattaforma di web collaboration WebEx della Cisco, che è il nostro partner tecnologico, che ringrazio anche per la presenza. Ricevuto questo link, l'operatore sanitario clicca sul link e si attiva una sessione di questo tipo. Una sessione audio, video, che consente di condividere documentazione, ad esempio, se non ci volete, possiamo aspettare via dal post, ci mandate, come dicevo, c'è la possibilità di condividere documentazione e quindi magari la possibilità di scambiare documenti uguali ed esami di laboratorio in prima battuta. Abbiamo tolto l'audio per evitare sovrapposizioni di ritorni fastidiosi con l'eco tra il microfono e il sistema. Io per dimenticati di noi. Eccolo. E quindi dicevamo, c'è la possibilità di avere documentazione in tempo reale, un esame in laboratorio, risultati di esame in laboratorio. Così analogamente, nel caso fosse la necessità, nel caso di una televisita, poter modificare in tempo reale un piano terapeutico, quindi in funzione anche di eventuali tossicità, modificare il piano terapeutico del vigiliare.
Ieri durante la crisi abbiamo avuto l'invito e il suggerimento di coinvolgere in uno step successivo alla fase di sperimentazione anche le prestazioni di guardie mediche, che sono i primi che possono intervenire durante il sabato medico. C'è la possibilità durante la televisita di fare prescrizioni con la ricetta dematerializzata, che in questo senso ci fa molto conto, ci viene in conto. L'operatore tramite web definisce, prescrive il farmaco o la visita specialistica e trasmette il promemoria direttamente in tempo reale. Tutta la documentazione scambiata tra i vari operatori resta disponibile sull'email. Questo ad esempio è il piano terapeutico per darvi la misura della la risoluzione e la definizione che è assolutamente utile alla valutazione degli operatori. Dicevo, tutta questa documentazione scambiata durante questa web conference resta legata all'email e può essere scaricata poi in un qualunque momento, magari quando l'operatore, quando il medico di base ritorna nel proprio studio. Piattaforma disponibile su tutte le tecnologie, su tutti i dispositivi. Non richiede aggiornamenti perché è gestito tutto tramite il web, quindi pochissima competenza e conoscenza dei sistemi, semplicemente l'utilizzo di posta elettronica, il click sul link, la disponibilità di una webcam e di casse audio. Questo è. Bene, allora adesso la parola al dottor Sant'Angelo, che è il segretario regionale e provinciale della FIUC, non prima consentito soltanto di ringraziare per il rapporto e il lavoro che ha fatto di coordinare in questo settore. Buongiorno a tutti, ringrazio due volte il dottor Cugno, una per la giornata odierna e l'altra per aver creduto nella medicina generale. Creduto in un momento un po' difficile, diciamo, per l'intera accademia, non solo per la medicina in generale, ma il progetto che è presentato sicuramente è innovativo, ma anche va verso una giusta direzione di ottimismo nella capacità degli attori sanitari di poter affrontare le sfide future. La tecnologia ha fatto grossi passi avanti. La tecnologia è di supporto al ricercatore e sicuramente potrà risolvere molte problematiche che quotidianamente osserviamo sul territorio. La difficoltà di interazione con i colleghi specialisti è nota a tutti. Il mezzo telefonico non è sufficiente. La posta elettronica ha risolto in parte le difficoltà di colloquio, ma in tempo reale purtroppo ci mancava quel collegamento istantaneo che ci poteva risolvere non solo i problemi di gestione del medico di famiglia e della continuità assistenziale, ma soprattutto i problemi di gestione anche piccoli, anche di poca importanza al paziente. Vuoi un evento avverso dopo un day hospital di terapia oncologica, vuoi una difficoltà relazionale con il centro per problemi qualsiasi. Io ho vissuto la storia anche di pazienti terminali a domicilio che avevano difficoltà a colloquiare con lo specialista oncologico, che era normale perché l'oncologo al centro ha mille cose da fare, non può rispondere sistematicamente ai bisogni dei cittadini veri o presunti. Nel malato oncologico sono tutti veri, sia ben chiaro, però a volte il supporto anche attraverso la medicina generale, il medico di famiglia, il supporto specialistico è indispensabile. Io sono fiducioso della riuscita di questo progetto. Perché? Perché la medicina generale è stata sempre pronta a rispondere alle innovazioni che il sistema ci offriva. Basta ricordare, per esempio, per la dematerializzata dei farmaci, siamo una regione ormai
e di costi in Italia sulla dematerializzazione. Sulla specialistica siamo ancora a metà del guado, ma la specialistica è piuttosto complessa, non è semplice, e quindi difficoltà di ordine tecnico a volte hanno tappato le ali a questo sviluppo anche della dematerializzata. Quindi il progetto, ringrazio nuovamente il dottor Cugna nell'aver creduto nella medicina dell'acqua, ma d'altronde è un passo indispensabile e dovuto. In una regione come la nostra, con un territorio orografico così disagiato, è impensabile che ci sia l'UB senza poi uno SPOC che funzioni realmente. Si tratta di verificare e sperimentare, come è stato detto più volte, anche perché, parliamoci chiaro, la tecnologia è pronta, ma gli operatori devono essere anche loro pronti. E al di là dell'ottimismo di giornata, i colleghi vanno stimolati, vanno adeguatamente aiutati anche dall'approccio tecnologico, e qui non ho dubbi che l'ingegnere ci saprà sottolineare e supportare. Io credo che alla fine per la sanità lucana sarà un buon esempio da esportare in tutta Italia. Grazie. Adesso la parola a chi ci ha messo a disposizione questa tecnologia. Stiamo parlando di una multinazionale che credo abbia pochi rivali in questo settore al mondo, e l'amministratore è Italia. L'amministratore sta un gradino sotto di me, io sono responsabile della pubblica amministrazione centrale locale, che comunque è già rilevante. Già rilevante, scusa. Allora, è un grazie, partiamo bene. Innanzitutto grazie per l'invito, che per noi è un'opportunità straordinaria, ci fa un piacere. E mi scuso anche perché, come succede, non sentite dalla scelta, succede sempre qualcuno viene dal nord e porta un tempo disastroso invece alla meravigliosa terra del sud, e oggi appunto tempo disastroso fra le rovine e pioggia, quindi è sicuramente per tutto. Sì, sono una grande multinazionale che ha sede nella Silicon Valley, una delle grandi multinazionali dell'informatica, e fa un sacco di cose, però una delle aree di importante focalizzazione è questa qui di connettere le persone, le cose e i processi. Nel mondo dell'informatica, non vi tengo a lungo, sta succedendo una cosa che sarà una trasformazione totale, non solo dell'informatica, ma del mondo. Tutte le cose saranno più connesse e collegate, ma non solo le cose, le persone e i processi. Tutti noi lo viviamo, anche se l'abbiamo un po' subito, attraverso lo smartphone e i social, la modalità di interagire è cambiata senza che noi ce ne siamo accorti, grazie alla tecnologia che ha abilitato chiunque ha dei figli, è quasi traumatizzato la maniera in cui le comunicazioni sono cambiate, che stanno in cuffia, giocano e fanno cose assolutamente inaspettate fino a qualche anno fa. Questa cosa sarà pervasiva rapidissimamente, prima che noi ci possiamo accorgere dovunque, e per noi è un'opportunità straordinaria poter entrare in ambiti dove questo non è gioco, non è divertimento, ma è un valore straordinario che tocca profondamente il senso della vita umana. Questo per noi è di grandissimo orgoglio, e noi siamo sicuri che questa cosa possa succedere facilmente, soprattutto grazie a chi, come voi, è scritto dal primo incontro con il direttore, abbiamo avuto questa impressione, a questo coraggio, questa rapidità e semplicità che potete immaginare noi che ci occupiamo, io con il mio gruppo di pubblica amministrazione centrale locale. Ovviamente non è una caratteristica, non bisogna che scandalizzi nessuno, non è una caratteristica comune della pubblica amministrazione, non lo è della sanità. Sì. Ricordo in un convegno un vostro collega medico che disse una cosa che mi colpì molto, disse: non capisco perché noi medici usiamo l'iPad, che siamo super tecnologici, quando mettiamo il camice bianco, riferisco a quello che ha detto lui, diventiamo un po' dei primati, mettiamo giù l'iPad e prendiamo la clava. Questa cosa che diceva il vostro collega è assolutamente naturale, lo vediamo in qualunque segmento, cioè questo processo di digitalizzazione
ovviamente ha delle resistenze più che normali, e nel vostro lavoro è assolutamente fondamentale, essendo voi la relazione con gli aspetti più delicati dell'esistenza umana. Noi siamo qui a supportarvi, siamo ben contenti, e l'unica cosa che diceva prima l'ingegnere è che quello che possiamo garantire è che la tecnologia è semplice e immediata, non c'è più nessuna barriera, non c'è più. La stessa esperienza che avete nell'utilizzo dello smartphone o dell'iPhone c'è su qualunque processo, è a vostra disposizione, non c'è più l'ostacolo, ovviamente c'è da usare e imparare ad usare. Ma non c'è nessun ostacolo, non ha criticità, non ha fragilità, non crea problemi. La tecnologia è completamente trasparente, quindi noi siamo ben contenti di metterla alla nostra disposizione, di trovare un modo migliore per costruire insieme a voi poi delle esperienze, visto la vostra la voglia di innovare, che ci serviranno anche poi un po' per stimolare altri investimenti. Grazie. Presidente, quando l'innovazione credo che abbia fatto del parlare da chiunque. Per la verità non rispondo. L'unica cosa di cui provo a riempirmene è la consapevolezza che attraverso l'innovazione tecnologica, ma non soltanto, potremo sciogliere un nodo ancora non sciolto, che è il rapporto ospedalista, che ci consegna ancora molte criticità. È un modello che non possiamo più reggere e continuare, diciamo, sia a mantenere in piedi così come immaginato nel passato. E ha bisogno esattamente di una rivoluzione copernicana che vada di pari passo alla innovazione tecnologica. Senza quella diventa complicato. E allora, quando le aziende sanitarie della nostra regione si mettono intorno a un tavolo e concertano modelli organizzativi a partire dagli atti aziendali, ma anche nell'esprimere capacità di offerta di risposta ad una domanda nuova di salute, la Regione Basilicata, che è un po' corno nel nostro lavoro, nel rispetto dell'autonomia dei direttori generali e del management delle aziende sanitarie, non può che essere felice quando il CRO decide di diventare capo finale su un progetto come questo, di tutto il sistema sanitario regionale, e prova a mettere in campo un primo segmento, che è quello che noi stiamo sempre verificando, inaugurando, lanciando e comunicando questa mattina. E nella concertazione immaginiamo che da qui è stato, per l'estate, potremo diffondere, potremo, come dire, orizzontalmente collocare sulla testa di tutti i nostri territori, anche orograficamente disagiati, e a disposizione di una classe medica che non necessariamente è solo quella ospedaliera, anzi, che ha bisogno esattamente di creare un link, un rapporto più forte, anche più robusto, più efficace rispetto al passato. Io penso che facciamo, e questo è il messaggio che io voglio dare alla stampa, ovviamente se condiviso da tutti quanti noi, facciamo un'operazione di straordinaria efficienza, che va nel solco tracciato, che tiene insieme le nuove sfide e i mezzi nuovi che ci consentono di raggiungere questo obiettivo. Se non teniamo insieme testa e gambe, difficilmente questo nostro sistema e questa nostra regione traguarda risultati importanti, come invece sta facendo per alcuni versi e dovrà fare ancora per altri. Ora,
Io parlo ad una classe di gente che oggi si riunisce qui, dal dottor Cugno al dottor Bottiglia, personale di grande qualità che collabora con loro. Quello che vedo, diciamo, in giacca e cravatta, è quello che vedo in camicia. Tutte persone di straordinaria qualità. Noi, lo voglio ripetere, affidiamo alla capacità relazionale vostra, alla vostra capacità di stare insieme, di programmare insieme, di progettare insieme e di immaginare la nuova risposta ai nuovi bisogni della sanità, che è ospedale per eccellenza e per grandi e importanti patologie, ed è territorio, una sorta di miscela tra sociale, socioassistenziale e sanitario, la grande qualità della vita in Basilicata. La cifra è esattamente questa. E quando al tavolo si siede la multinazionale che della Silicon Valley farebbe bene ovviamente a immaginare la Basilicata come una piccola Silicon Valley, potrebbe anche immaginare, diciamo, una sorta di organizzazione, che ci scappa, cioè, nessuno scatta, sarebbe auspicabile, diciamo così, però capiamo che non siamo la Silicon Valley. Per certi aspetti potremmo essere di più, per certi aspetti, e anche, lo dico ovviamente tra parentesi, ma nemmeno sottovoce, la nostra regione sulla strategia del RES e sulle smart specialization per intenderci, si colloca in Italia al primo posto e prova proprio a dire, e secondo me insiste su questo tratto distintivo per una regione che è piccola, grande orograficamente, piccola nei numeri, e che ha bisogno di recuperare tre grandi specialità, tre grandi tipicità che la distinguono rispetto alle altre. Non possiamo pensare di essere la Lombardia per alcun costo, però possiamo pensare di essere per altre. Penso all'innovazione tecnologica, alle nanotecnologie, alla digitalizzazione, ad una sanità di grandissima eccellenza e a un rapporto sul versante della umanizzazione che altri si sognano. Perché noi, proprio perché siamo pochi, siamo nelle condizioni di far meglio di altri, diciamo, questo lavoro. E avendo di fronte una persona illuminata sul piano scientifico, ma anche e soprattutto umano, che in questo campo, lui sa perfettamente, o può anche percepire, la differenza che c'è nel vivere la sanità in una capitale da quella che si vive oggettivamente. Forse anche un limite per certi diversi, nei nostri territori. Al tavolo, quando siede il segretario generale dei medici di medicina generale, veramente che saluto, faccio ammenda, non ho avuto modo di incontrarlo spesso, però dato che faccio, confido sempre nella, diciamo, grande comprensione degli interlocutori, insomma, a fianco di fronte, so perfettamente che mi sa di quante emergenze, diciamo, devo necessariamente caricare, e però concordo con lui, un rapporto un po' più robusto e anche più fitto di collaborazione, di discussione, di dialogo, di socializzazione, di problemi e di programmi nell'ambito di una visione comune con i medici di medicina generale per come organizzati noi dobbiamo avere, e non soltanto le aziende sanitarie, in particolare per visione strategica della regione di Basilicata. Ed è il mio preciso impegno organizzare al più presto, dando mandato al Dipartimento, proprio un approfondimento, un po' diventa tavolo operativo costante, continuo, perché noi siamo abituati a lavorare così, che accompagni le problematicità, ma anche, diciamo, le proposte utili, che mirano a migliorare
la qualità delle prestazioni e anche della stessa vita professionale di un medico di medicina generale, attesa la strategicità di questa figura. Del resto, dall'ospedale, nell'utilizzo di queste virtuose strumentazioni, al territorio, c'è un ponte che viene sostanzialmente fino all'ultimo, diciamo così, fino alla comunità, gestito da chi parla da qui e da chi parla giù, da chi lavora giù, da chi assiste il paziente, da chi lo accompagna nelle sue preoccupazioni, nelle sue paure, nei suoi dolori fisici ma anche morali, interiori. Allora c'è l'assunzione, il carico dell'uomo a tutto tondo a 360 gradi. E sembrerà strano perché la tecnologia spersonalizza, ma il tentativo che vogliamo fare è di non spersonalizzare e tenere insieme tecnologia avanzata e capacità di rapporto umano, che nella medicina, mi insegnate, è fondamentale, almeno per un 50% nella qualità della buona riuscita di una terapia. Allora, io mi voglio complimentare. So che il nostro approccio, a volte ragionieristico, perché siamo chiamati a farlo, non sempre copre tutti gli angoli di un tavolo. A volte ne scopre qualche uno e questa cosa a noi dispiace molto. Proveremo a fare miracoli utilizzando la leva anche del Basilicato Matera 2019, nel fatto col governo per far comprendere che la sanità come l'ambiente, come l'efficientamento energetico e la digitalizzazione spinta, sono asset strategici, e diventa complicato pensare di portare questa regione vetrina dell'Italia nel mondo senza che si abbia un sistema sostenibile anche sul piano finanziario per le ambizioni che ha questa regione, non solo la città di Matera e non solo la città di Rionero, se non c'è un'attenzione particolare anche da parte del governo nazionale. Io la dico proprio per com'è: o diamo fondo e stiamo dentro un progetto, e allora se propongo al governo nazionale un sostegno maggiore nel riparto, non dico un'eresia, se propongo al governo nazionale un'iniezione economico-finanziaria a sostegno della innovazione tecnologica nella sanità, non dico un'eresia. Se serve, perché ne abbiamo parlato anche ultimamente rispetto all'acquisto di alcuni macchinari importanti, con Gianni altrettanto, con il sistema della sanità, noi abbiamo bisogno di prendere al fondo, perché questo asset è per noi strategico, perché poi al centro l'uomo, la sua fragilità, quella di chi vi parla, perché nessuno di noi è immune, non è dotato, diciamo, è ha un dono, diciamo, tu sei esentato dalle patologie, nessuno di noi lo è, ognuno di noi a partire da chi vi parla ha bisogno dell'altro e ha bisogno di una sanità di eccellenza, e quando questa sanità di eccellenza la si fa attraverso saper coniugare questi strumenti, cuore e anche mano, io penso esattamente che riusciamo a offrire una qualità sicuramente da sottolineare. Chiudo, il nostro sistema sanitario, anche a partire da questa esperienza, quella di stamani, so che ci hanno lavorato molto Molinari e Scapito, io mi voglio ovviamente, lo dico a te Peppe, complimenti, perché è una lodevolissima iniziativa. Proviamo a, con una sorta di lavoro intensivo, di trasferimento delle modalità anche tecniche, per quanto semplici, ma che aiutano un lavoro difficile che è più culturale, di approccio, che però noi dobbiamo fare, e lo dobbiamo fare anche, Gianni, per te impresa ancora più complicata, perché l'ASPA è un territorio, diciamo così, che ci presenta un miliardo di criticità e mille nodi non sciolti, e che noi stiamo
stiamo con te egregiamente sciogliendo uno a uno, abbiamo bisogno di segretario generale, regionale, abbiamo bisogno di accelerare i tempi, perché la corsa del mondo, non solo sul versante della innovazione tecnologica, ma anche sulla richiesta diversa e molteplice della domanda del cittadino, che diventa sempre più diversa e anche più esigente, non può aspettare noi, e dobbiamo per forza accelerare. Per accelerare dobbiamo impiegarci in un lavoro che va oltre, diciamo così, il limite della sopportabilità. E allora questo è un luogo e un centro che può dar vita ad una sorta di scuola permanente di formazione, che può essere avere, diciamo, un dendrico sulla innovazione tecnologica, la dico così, per le varie applicazioni, ovviamente spalmabili su tutto il territorio, sapendo che non tutti possiamo e dobbiamo fare tutto. Chi però lo fa per tutti. E se noi immaginiamo un tratto in questo senso che è distintivo, possiamo dire che altri avranno altro tratto distintivo. Lo stare insieme significa dividerci i compiti, ognuno lo fa per l'altro. Questa è la nostra regola. Così come io penso che questo luogo possa diventare, da a breve o iniziare a diventare breve, un luogo dove la scuola di formazione oncologica la faccia, diciamo così, da parte. Questo è, diciamo, un messaggio che mi sentivo di consegnarvi. Io sono venuto perché ho sempre piacere di incontrare colleghi, amici, amiche, strettissimi collaboratori con cui divido innanzitutto relazioni umane, innanzitutto, e poi relazioni anche di funzione per ruoli che, insomma, svolgiamo in questo tempo. E mai si perde nel ruolo, anche se vero nel rapporto che abbiamo, mai si perde quel tratto, diciamo così, che ci distingue nella capacità di stare insieme. Se sono venuto è perché questa cosa mi piace, perché questa cosa io la sposto, perché questa cosa mi convince, perché ingegnere tu devi diventare una sei già una Ferrari, ma devi lanciarti a 3.000 sull'autostrada, avendo un luogo di concertazione che tiene insieme tutto il sistema sanitario, tutto regionale, e avrai esattamente la regione Basilicata nella persona del dipartimento del presidente al tuo fianco in tutto e per tutto. Significa, ecco perché sono venuto, che noi dobbiamo correre ancora di più. E mentre io litigo le forze e riparti, per capirci, e voi vi riorganizzate, perché è giusto che sia così, attraverso gli atti aziendali, i piani di assunzione, le funzioni, le applicabilità o meno, creando una rete fitta di capacità di relazione e di proficuo lavoro, e apriamo all'intervento di disponibilità e generoso del mondo imprenditoriale, sapendo che noi siamo molto attenti e che oggi non può essere tutto pubblico, e che la Basilicata, che negli anni si è distinta per avere un PIL il cui 60% è totalmente pubblico, dove va questa regione se non inverte, diciamo così, il suo rapporto, non va da nessuna parte. Come si riducono i flussi finanziari e si riducono, noi andiamo verso il collasso. E allora come possiamo provare a capire che attraverso questa combinazione ovviamente si può traguardare risultati che diversamente non faremmo e non potremmo fare? Stessa cosa vale, ovviamente, vale per la ricerca, e identico rapporto, se voglio dare un messaggio ai medici di medicina generale, noi vogliamo costruire, o meglio, c'è il rapporto, è proficuo, c'è una falsa idea che, diciamo così, è un po' il fratello povero, l'area, diciamo, un po' del medico di frontiera. Non lo è. A nostro giudizio, la nostra idea, nel nostro schema, Gianni, correggimi se non sbaglio, lo dico a te che sei azienda, direttore di un'azienda sanitaria di territorio,
spesso li abbiamo stretti, spesso li abbiamo abitati intorno a conti, conticini, obbligati anche a reggere sul piano della spesa. Abbiamo forzato la mano perché serviva e lo hanno compreso. Continuano a darci e a offrirci la loro disponibilità per gratuitamente per fare un lavoro che per loro è anche però qualità. Proviamo a intensificare il rapporto e in questa triangolazione virtuosa creare le giuste gratificazioni per tutti. Il messaggio che io volevo consegnare è esattamente questo. Voi siete per noi la grande speranza per la nostra retribuzione. La grande speranza, per molti aspetti, certezza, e vi prego di continuare a lavorare su questo sogno. Grazie, buon lavoro. Un ringraziamento anche all'Anti che è arrivata questa mattina e che ha, no, non l'ho detto io, chiedo scusa io, e che quando abbiamo proposto loro sono una presenza importante al domicilio dei pazienti oncologici, quando abbiamo proposto questo modello l'hanno accolto positivamente. Sono un braccio importante di questa sanità. Bravi! Le voci che sono state dette, che abbastanza in lunghezza, poi tutte le altre. Su questo tema il presidente Fiorello se ne sta occupando da tantissimo tempo. Mi è piaciuta moltissimo, Presidente, questo lo dico anche per i signori che sono al tavolo della Presidenza, il carattere dell'umanizzazione è soprattutto un'opera di civiltà. Se non c'è civiltà non può essere umanizzazione, questo è un fatto chiaro. E che l'umanizzazione non sia presente in una struttura ospedaliera come questa mi sembra che è esagerato. Qua diciamo anche la verità, ci sono professionalità molto spiccate, acclarate, ma c'è soprattutto un atteggiamento qui al CROB di grande umanità nei rapporti fra gli operatori sanitari e, e i pazienti. Dice, ma tu come fai a sapere? Io, siccome sono stato ospite di questa struttura, so benissimo come i pazienti vengono trattati. Mi piacerebbe chiedere al Presidente, perché è una vexata question, della rete oncologica che c'è, ma che evidentemente, in Basilicata, ma che evidentemente trova ostacoli sul piano. Secondo me questa rete oncologica crea funzionalità e operatività a favore dei pazienti e allo stesso tempo favorisce quel carattere di ricerca che deve supportare, che deve sostenere una struttura che di ricerca a livello scientifico. Una mia opinione del tutto personale, la Basilicata sta facendo molto a livello di innovazione anche a livello sanitario, ma comunque restano dei problemi di funzionalità che devono essere ancora dinati e precisati. Sempre molto acuto, se ci possiamo dare del tutto, sì, lo atto e della prossima settimana, non so come per sapere più. Sì, potevo chiedere anche un fatto della autorizzazione della scelta sulla regione. Si opporrà, faremo ovviamente quella di prevenzione. Quello non per lui. Faremo nel solco tracciato della impostazione data, faremo e settimana prossima ha convocato il tavolo sulla regione. Non lo sa neanche ancora, nemmeno un pochino più. Io non so come per no, non lo sapevo, però ritengo che il discorso della rete oncologica sia una priorità, sia una priorità. Avendo noi finanziato Matera per il bunker, per capirci, avendo da sciogliere un nodo sulla città di Potenza, perché a mio giudizio si è fatto bene a stoppare il progetto iniziale, ci voleva farci. Lo abbiamo fatto perché a noi il coraggio non manca, perché non intendiamo buttare soldi.
né vogliamo svilire la funzione e il ruolo di guida che è in questa struttura. È in questo posto che poi trovi, diciamo, l'essenza di un riconoscimento. Mi permetto di dirlo non perché io voglio tornare, diciamo, in una sorta di auto-incensamento che non ci riguarda, però quando qualcuno mette in discussione, ed è accaduto, a mio giudizio più ad arte che nella sostanza, più per ragioni politiche, per attraverso chi ha la funzione, la missione e il futuro di questa struttura, la risposta è esattamente quella. Però quella risposta la comprendiamo noi. Mia madre non la comprende, per capirci, ed è comprensibile che non la comprenda. Forse. Il tema vero però è che se noi diventiamo persuasi di ciò che ci appartiene nella visione complessiva di una regione che viaggia all'unisono e non pezzo a se stesso, per pezzo a se stesso, e immaginiamo di traguardare quel risultato, ognuno rispetta l'altro nella funzione a rete e nel sistema, e proviamo a dire quella rete oncologica di cui abbiamo parlato, che necessita questa nostra regione, eccetera, proviamo ad accelerarne la reale semplicità, praticabilità. La settimana prossima, per chiudere, c'è questo tavolo, vi faccio sapere la data perché l'avevo già immaginata in questa riunione, e poi capiremo con tutti gli attori sull'argomento a che punto siamo, che accelerazione bisogna dare, come sciogliamo qualche nodo che ancora c'è, perché è sul crocchio, diciamo così, che verte un po' il fulcro su cui gira questa nostra organizzazione. Ci sono altre domande? Allora, grazie a tutti, grazie per la partecipazione, buona giornata. È stato un piacere.